SVM concretizza il suo ritorno con una gamma di produzione molto trasversale. Le novità sono la Super Dual, una monocilindrica derivata dalla RS650R con serbatoio maggiorato e parabrezze e paramani di serie, due belle 125 4 tempi in versione enduro e motard al prezzo aggressivo, l'annuncio del ritorno alle competizioni cross enduro nel 2017 e le stilose monocilindriche stradali pronte per il mercato, la Scrambler Silver Waze 440 e la Cafe Racer Gran Milano. Abbiamo dato una stabilità, abbiamo cercato di conquistare la fiducia e di conquistare la fiducia di una rete commerciale di importatori, quindi abbiamo presentato una gamma completa in modo tale che chi crede emozionato dal ritorno di SVM, ma che crede in un'azienda, abbia la possibilità di vedere pianificata una gamma completa che parte dal 125 per arrivare fino al 650, creando una serie di mondi e di mobilità. Presentare quello che sarà il futuro di SVM, consolidando un po', e prima di parlare di prestazioni e di impatti, un'immagine, cioè il colore e una linea guida del nostro futuro. Qui però abbiamo lavorato molto sulle moto classiche 440, quindi sempre sulla mobilità, presentando un concetto di 6,5 monocilindrico travel, un super dual per i grandi viaggi, strade bianche, quindi sempre moto che hanno una base che mixano potenza non eccessiva, facilità di utilizzo e la cosa più importante, dei prezzi molto aggressivi.